Ditemi se non è lo stesso. Wow. Wow, identico. Buongiorno ragazzi, sono Giacomo di diventeròmigliore.it e in questo video andremo a vedere esattamente questo. Quindi andiamo a vedere come funziona HelloFresh, che è un servizio che ti manda a casa il cibo che poi ti devi cucinare, ma in questo video andremo a approfondire tutto quanto, anche perché è da parecchi mesi che lo sto utilizzando e ne sono veramente soddisfatto. Quindi ho detto, beh, facciamo un video, vediamo tutti i pro e anche qualche contro che ho riscontrato per parlarne ad altre persone, perché effettivamente era da qualche settimana, in realtà quasi un anno, che con mia moglie dicevamo, ok, e stasera cosa mangiamo? E a pranzo cosa facciamo? E vabbè, andiamo a fare la spesa. E però per domani abbiamo fatto spesa, abbiamo speso 20 euro e siamo a posto solo per stasera, che era una situazione veramente, si ripeteva sempre in continuazione. Non so se succede anche a voi, ma noi veramente siamo organizzati piuttosto male. Ogni volta diciamo dobbiamo fare la spesa settimanale, eccetera, eccetera, però in realtà non ce la facciamo mai. Facciamo la spesa per il giorno stesso, il giorno dopo siamo punto a capo, col il problema che si mangia male, perché alla fine cosa ti fai una pasta? Si spende di più, perché alla fine prendi più robe, magari le mangi, poi alcune le butti che scadono, non si è organizzato e diventa un gran bel problema. Quindi a un certo punto mi è venuta l'illuminazione di dire, ma sai cosa? Proviamo HelloFresh, ne sento parlare, ho visto le pubblicità. Ne ho letto, ne parlano bene, proviamolo. Tanto la prima box che ti mandano è gratuita, paghi solo la spedizione. Dopo alla fine vi dico come fare per averla. Quindi ho detto, beh ragazzi, proviamoci, perché no? Pago la spedizione, mi sembra siano 2,99 la prima box. Facciamo e vediamo come funziona. Beh ragazzi, correva penso ottobre e da ottobre fino adesso ci siamo sfondati di HelloFresh. Infatti, come potete vedere qui, ho tutte le ricette a testimonianza di quello che abbiamo preso. Adesso andiamo a vedere anche come funzionano le ricette. Quindi veramente, per quanto mi riguarda, consigliatissimo, però state sintonizzati, perché adesso andiamo a vedere come funzionano anche i lati un po' più oscuri di HelloFresh, che in realtà possono creare dei problemi a chi non è avvezzo agli abbonamenti soprattutto. Quindi andiamo nel dettaglio, andiamo a vedere che cos'è HelloFresh. Prima ne parlo brevemente e poi andiamo a vedere sul sito come fare per ordinare, per selezionare le varie box. Allora, HelloFresh è un servizio che ti manda a casa una box, quindi questa che abbiamo già visto, questa mi è arrivata ieri. Ti manda a casa una box, una busta per ogni pasto con un numero apposto sopra e la relativa ricetta con il numero qui. Quindi tu sai che dentro la box troverai 5 ricette, nel mio caso perché io ordino 5 pasti, 5 ricette, 5 buste e in più una sacca che contiene tutti gli ingredienti da frigo, perché bene o male fa un giorno o due in corriere per arrivare a casa. Quindi mettono tutti gli ingredienti da frigo all'interno della sacca, magari faccio vedere anche sovraimpressione come è fatta quella sacca, e la cosa bellissima è che i pani di ghiaccio all'interno possono essere riciclati per dar da bere alle piante. Quindi aspetti che si sciolgano, li ritagli e poi dai da bere alle piante. La sacca stessa è riciclabile nella carta, quindi tu la prendi e la butti nella carta e sei tranquillissimo. Devo dire che la cura e l'attenzione per il riciclo sono proprio top, e anche per gli ingredienti che sono di qualità italiani, bio, quindi sono veramente soddisfatto anche di questo. Tu non fai altro che dire stasera voglio mangiare frittelle dorate di merluzzo. In questo caso noi le abbiamo mangiate ieri sera, ok? Ti prendi la busta con questo numero qua ci sono tutti gli ingredienti che ti servono. Se c'è qualcosa dalla dispensa, qua c'è scritto, quindi in questo caso c'è anche l'uovo, quindi non ti mandano tutto tranne quello che vedi qua, quindi olio, sale, pepe, non te lo mandano mai, ovviamente ci sta, e uova non te le mandano per ovvie ragioni di corriere. Poi vi mettete a preparare, qua c'è tutto quello che dovete sapere, è una cosa pazzesca, io quando l'ho provato sono rimasto allibito, perché vi dicono passo passo tutto quello che dovete fare. Quindi lessare le patate e il merluzzo, cuocere le carote, preparare il purè, vi dicono come tagliarle, quanto cucinarle, quanta acqua mettere, se mettere questo piuttosto che quell'altro, se mettere il coperchio, se il forno, se non il forno. Vi do anche delle alternative, delle tip per capire se il piatto è venuto bene oppure no. Quindi proprio a livello di ricetta eccezionale, tu ti metti là, la segui passo passo e non sbagli mai. Con tutte le ricette che ho fatto non c'è mai stato un giorno in cui ho detto ho sbagliato. È impossibile sbagliare, se sbaglia perché sei distratto, ma vabbè, in quel caso ci sta. Poi altra cosa interessante, vi faccio vedere, appunto qua c'è il titolo, c'è il minutaggio di quanto sta e usami, c'è scritto usami per primo, no, uova non incluse, quindi ok, mangiami per primo, perché in questo caso c'era il pesce.
che ha una scadenza anticipata, quindi nel mio caso scadeva dopo 4 giorni il ricevimento della box, noi l'abbiamo fatto subito, così siamo a posto. Eccoci qua ragazzi, questa è la pagina iniziale di HelloFresh che raggiungete cliccando il mio link, quindi diventeromigliore.it/HelloFresh, trovate il link in descrizione, dove potete ricevere una box in regalo. Cosa dobbiamo scegliere qui? Dobbiamo scegliere il numero di persone e le ricette a settimana, perché questo è il funzionamento di HelloFresh. Noi dobbiamo dire, siamo in 2 o in 4, non abbiamo via di mezzo, voglio ricevere 3, 4, 5 ricette a settimana, che possiamo usare chiaramente per pranzo, per cena o quando più ci aggrada. Per quanto mi riguarda, la nostra scelta è ricaduta su 2 persone, 5 ricette a settimana, e devo dire che noi siamo in 3, quindi siamo io, mia moglie e mia figlia di 5 anni, ci stiamo comodi dentro in 3. E poi quando siete pronti fate su risparmia ora e vi parte la scelta delle ricette, che adesso andiamo a vedere come funziona. Prima però diamo un'occhiata ai costi, perché chiaramente la prima box è gratuita, dopo c'è un sistema di scontistiche che non sono stato là a guardare, perché la seconda è scontata del 50, la terza bla bla. In realtà a me va bene, pago perché il servizio è buono, voi fatevi che la prima è gratis e per il resto vedete come va. Però se siete interessati a capire nel dettaglio come funziona, eccolo qua. Chiaramente varia in base al numero di persone, al numero di cene e al numero di pasti, però se sono 2 persone, 3 pasti, per porzione costa 6,50 euro, quindi possiamo vedere che più si cresce più costa meno. Se siamo in 4 persone con 5 pasti costa 4,6 euro a porzione, se siamo 2 persone con 3 pasti costa 6,50 euro a porzione. Fate un po' voi i conti per capire, a me va via settimanalmente sulla sessantinata di euro, perché poi adesso andiamo a vedere, ci sono delle ricette che costano un po' di più, alcune che sono standard, puoi aggiungere anche qualcosa in più tipo la frutta, tipo un panettone sotto Natale, eccetera eccetera. Quindi fate conto, 60 euro, 2 persone, 5 ricette, ve la cavate tranquillamente. Quindi adesso spostiamoci proprio dentro, all'interno di un'area riservata, nel caso nella mia area riservata. Vedete qua è sbloccato un buono sconto, però non lo so, è un po' complesso, quindi io non ci vado molto. Qua ci sono tutte le ricette che possiamo scegliere per questa settimana, quindi ronzo, bocconcini, polpettone, potete vederle tutte, basta cliccare su aggiungi e ve le aggiungete. Nel mio caso la nostra scelta è ricaduta su queste, come vedete ho 5 ricette nella box, posso aggiungere una sesta cena, non è che posso, se io dico ne voglio 5, non posso farne 4, se qua tolgo sono 4, non mi lascia andare avanti, devo aggiungere un'altra. Quindi posso farne 5 o 6, non posso farne 7. Continuiamo ad acquistare, quindi facendo tutto il processo. Volendo c'è la frutta, 3 mele, 3 kg di 3 arance, 1 papaya, circa 1,9 kg, 8,99 euro. Vi faccio vedere adesso in sovraimpressione la frutta che mi è arrivata, perché mi è arrivata con questa box. È un po' vissuta, diciamo. La papaya sembra bella, le pere, le mele sono un po' bottate, quindi non so se rifarò l'esperimento. Possiamo anche scegliere cose già cotte, cose già pronte da cucinare solo, tipo i cannelloni, riso allo zafferano, qua trovate il costo, è tutto molto semplice. Dalla dispensa gnocchi alla romana, pan pizzato, quindi tutto molto bello. Confermiamo, perfetto, fatto. Cosa succede? Adesso che dice in arrivo martedì 13 febbraio, che è martedì prossimo. Io qui ho tutto il calendario degli arrivi, non, a voi forse non arriveranno di martedì, dipende da quando fate la prima registrazione, poi vi vedo cadenze su quel giorno là. Però io so che posso andare già martedì 20, quindi fra 2 martedì, e vedere già le ricette e scegliere quelle che mi piacciono di più. Quindi in questo caso posso avere una programmazione a lunghissimo termine. Questo è il funzionamento di HelloFresh, ragazzi, proprio per quanto riguarda la scelta degli ingredienti, la scelta delle ricette. Per quanto mi riguarda, anche l'interfaccia grafica è ben fatta. Bene, adesso che abbiamo visto nel dettaglio come funziona HelloFresh, quindi come fare per ordinare, quante portate possiamo ordinare, le opzioni, le cose aggiuntive eccetera, andiamo a chiudere, andiamo a vedere tutti i pro e i contro che ho riscontrato. Allora, i pro, ragazzi, sono tantissimi, sinceramente, sono la comodità, la facilità e la freschezza, la bontà degli ingredienti, perché no? Risparmi, perché una cosa che hai sotto mano è il costo, cioè il venerdì, nel mio caso mi arriva la box il martedì, quindi mi addebitano il venerdì prima, mi arriva a debito di HelloFresh, perfetto, quello è quello che spendo per quei 5 pasti per quella settimana prossima, basta. Non è che devo dire, oddio, vado a fare la spesa, poi però non so, mi sono dimenticato, 10 euro qua, vabbè, prendo anche questo 20 euro. No, noi ci siamo accorti che veramente spendiamo molto meno e mangiamo molto meglio. Altro pro è il servizio clienti, c'è la chat, tu puoi aprirla, ti mettono in contatto con un operatore umano che parla benissimo l'italiano, in pochissimo tempo, ma stiamo parlando
di minuti, neanche minuti, ti rispondono e ti risolvono il problema. Nel mio caso c'è stata una spedizione che è saltata, è una spedizione che è arrivata in ritardo di un giorno e mi hanno rimborsato. In quella di ritardo ti rimborsano il costo della spedizione, in quella che hanno perso chiaramente ti rimborsano l'importo completo. E l'ultimo pro che posso riscontrare è che ti diverti a farlo, cioè ti senti, diciamo che era un po' il mio sogno, avere sotto mano una ricetta figa con tutti gli ingredienti e i passaggi da fare, perché quanto fastidioso è quando chiedi a tua moglie come fare questa cosa, dice beh butta sale a occhio, metti quello, non lo so, senti tu, no, senti, io non voglio sentire, voglio i passaggi precisi, e così tu hai proprio passaggi step by step e non puoi sbagliare, appunto. E il risultato non c'è mai stata una volta che sia venuto male, cioè è sempre buono, sempre saporito, quindi soddisfattissimo. Poi un'altra cosa, che se volete le ricette qua vi rimangono, quindi se fra un anno vi sentite skillati, volete saltare lo step della spesa, potete andare a farvi la lista della spesa con gli ingredienti, andare a comprare e usare le ricette per farvelo. Però abbiamo fatto un test e ne abbiamo preso una ricetta, perché c'era piaciuta così tanto una ricetta con i finocchi, che abbiamo detto boh, rifacciamola, tanto servivano 3 ingredienti da buttare in forno, ha detto compriamoli via. Sulla ricetta, appunto, che noi abbiamo pagato 10 euro perché 2 porzioni da 5,50, quindi 11 euro, abbiamo comprato gli ingredienti per rifarlo uguale e abbiamo speso, mi sembra, 9,80 euro senza comprare il pane. Quindi anche quello non è detto che si risparmia a comprare gli ingredienti singolarmente, perché noi ci abbiamo provato una volta, vabbè, abbiamo fatto un test a spot e non è che si dici spendi 11 che nello fresh, se lo compri al supermercato spendi 5, no, spendi là se non di più. E a proposito, un'altra cosa è lo spreco, perché con lo fresh non sprechi niente, ti mandano una cipolla, ti mandano un limone e tu quello hai e quello usi, non è che devi comprarti la retina di limoni e poi a 5 viene la barba della muffa, uno lo usi, l'altro lo taglia a metà e non sa che fine fa, no, quella zero sprechi, non butti via niente, proprio bello e ben fatto. Quindi sotto questo punto di vista soddisfattissimo, anche attentissimo al riciclo, perché tutto quello che trovi dentro può essere riciclato, carta da bere alle piante eccetera, come abbiamo già visto. Adesso andiamo ai contro, che sono principalmente due. Il primo è che è un abbonamento, questo in realtà non è un contro, però siccome su Trustpilot ne parlano come se fosse un problema, affrontiamolo subito e vediamo di eliminare il dubbio. È un abbonamento, cosa vuol dire? Vuol dire che ogni settimana si rinnova da solo. Vuol dire che se tu non lo disdici, e disdirlo bisogna andare nel profilo, fare click su, tra l'altro puoi disattivarlo o puoi sospenderlo per una settimana. Io l'ho sospeso per una settimana sotto Natale perché ho detto beh, mangio, mi sfondo, non mi serve avere le ricette, l'ho sospeso e lo riprendi la settimana dopo, oppure puoi cancellarlo del tutto. Se tu non lo fai, continua ad andare, quindi il venerdì o quando è ti arriva, guarda che ti abbiamo addebitato, ti abbiamo dato queste ricette che scelgono loro se non le scelte tu. Questo è visto male dalle persone che hanno usato magari la box gratuita e hanno ricevuto la box e hanno detto boh, perfetto, ho fatto la box, non mi va più di usarlo, non ordino più. In realtà no, perché l'ordine attivo e quindi continua a partire. Non è un contro, è solo non stare attenti, però lo dico perché è un problema per molti. Secondo contro, molto fastidioso, molto molto fastidioso, è l'HelloFresh, se mi stai guardando, due volte mi è successo, una giusto ieri e una a fine sotto Natale, prima che facessi la settimana di stop. Allora, sotto Natale la box non mi è arrivata, doveva arrivarmi martedì, mi hanno scritto martedì che era in ritardo, mi hanno scritto mercoledì che era in ritardo e poi non è più arrivata. A un certo punto sul tracking c'è scritto merce distrutta, quindi a posto così. Ho scritto al servizio clienti, mi ha risposto molto gentile, appunto mi hanno rimborsato tutto, però tu ti aspetti martedì pomeriggio che arrivi la box, io arrivo martedì pomeriggio col frigo vuoto, non è che dico mi preparo qualcosa, sa mai che, no, è il frigo vuoto, perché so che arriva, cioè dovrebbe arrivare, mi arriva quasi sempre, quindi me lo aspetto. Quella volta non è arrivato e tra l'altro non è arrivato in quella settimana, quindi l'abbiamo saltato, quindi è stato veramente brutto. E ieri è arrivato in ritardo di un giorno, mi sono trovato martedì pomeriggio, aggiornamento del tracking ti arriva domani, problemi, bisogna andare a fare la spesa per mangiare, perché non ce n'è, quindi questo è un problema segnalato, ti rispondono gentilissimi, indagheremo come mai ti rimborsano la spedizione, però ok, bene che mi rimborsiate, però a me dà fastidio. Su 7 spedizioni una non mi è arrivata e una è arrivata il giorno dopo. Forse che abito in un paese disagiato, non lo so, magari a Milano non succede, però è una cosa da tenere in considerazione. Magari
un po' di insalata, una mozzarella di tampone nel caso le cose non vadano a buon fine, tenetevela, comunque non voglio dispensarvi quantomeno dall'assaggiare la box gratuita, perché è tanta roba. E adesso andiamo appunto in conclusione a capire come fare per avere la box gratuita, perché voi dite: beh, ma voglio provarlo, a questo punto voglio assaggiarlo, lo mangia anche Giacomo, cosa facciamo? Io sono da meno, tra l'altro l'ho consigliato ad altri ragazzi del gruppo Diventerò Milionario, chi l'ha preso è rimasto super soddisfatto. Allora, per avere la prima box di HelloFresh gratuita pagando solo la spedizione, basta andare sul link che trovate anche qui sotto e trovate anche in descrizione, che è diventeromilionario.it/HelloFresh. Semplicissimo, arrivate a una landing page, inserite quante persone, quante cene vi registrate, scegliete cosa volete mangiare e vi andare, tutto listissimo. Quindi in questo modo qua potete ricevere la vostra box gratuita. Io non ho altro da aggiungere, spero che questa recensione sia stata interessante, io sono molto 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 soddisfatto di questa scelta, infatti penso che continueremo ad andare avanti a oltranza. Ho visto anche altre alternative tipo Umami o Nutribee, però non ci soddisfano, in quanto certe ti mandano a casa i pasti già pronti, che non è una cosa che mi ispira molto perché preferisco cucinarmelo io, o altri costano troppo poco addirittura, che è una cosa che storna un po'. Questo è un giusto equilibrio a livello di costo, fa risparmiare, fa mangiare bene, quindi io lo consiglio quantomeno la box gratuita. Spero che questa recensione vi sia piaciuta, ragazzi. Se avete altri dubbi scrivetelo nei commenti, vi ricordo box gratuita diventeramilionario.it/HelloFresh. Sono Giacomo, ci vediamo la prossima volta.